Ciao, io sono Johnny 95 e oggi siamo su Clash of Clans. Allora, in questo episodio vi illustrerò quello che ho potenziato di recente e andremo a fare due tag in war, anche se non so come andranno perché può darsi che, essendo che sto facendo il video, faccia degli errori in qualche modo e faccia dei brutti attacchi. Quindi speriamo bene. Allora, innanzitutto con loro ho potenziato le torri inferno al 6, tutte e 3, i 4 archhits al 6, come vi dico gli ultimi potenziamenti, poi ci sono stati anche tanti altri. Poi ho fatto tutte le 8 torri al cielo al 17, sto facendo 5, non 1, non 2, ma ben 5 cannoni al 17, uno sta per finire, manca meno di mezz'ora. E poi sarà il 17. Poi mi manca da potenziare gli altri due cannoni, i 4 mortai al 12 e poi pensare solo ai muri da portare tutti al 13, blu e grigi, blu e bianco, blu e grigi. Poi con l'elisir sto potenziando le cose nel laboratorio, per ora sono agli incantesimi. E ho portato la fulmine al 9 al massimo, la furia al 6 al massimo, sto portando la congelamento al 7 che è al massimo. E poi toccherà l'invisibilità, che però l'invisibilità non andrà al massimo, ma si alzerà solo di livello. Al massimo penso sia il 4, credo, e poi non ne sono sicuro. Poi, quando l'elisir avrà finito di potenziare la congelamento e l'invisibilità, passerò al nero nel laboratorio e andrò a potenziare, partendo dagli incantesimi, tutte le cose con nero. Poi tornare con l'elisir con le macchine d'assedio. Poi, quando ce la fai vedere. Con il nero per adesso, visto che non sto potenziando nel laboratorio, sto potenziando gli eroi. Il Gran Sorvegliante 34. Il Re Barbero a 64, quindi gli manca un livello per arrivare a 65, però per potenziarlo serve 240.000 di nero, quindi è un pieno di nero e quindi tanta roba. E la regina 63, quindi prossima upgrade sarà la regina 64 e poi passerò i reali a 65. Il gran sorvegliante lo alzerò dopo che avrò finito di potenziare congelamento e invisibilità nel laboratorio. Allora, andiamo subito a fare gli attacchi. Vi mostro i miei eserciti. Allora, i miei eserciti sono draghi, super draghi con mongolfiere e fulmini con cure furie e truppe nel castello del clan di rinforzi. Questi sono per il secondo attacco, le truppe del castello clan. Poi con il secondo esercito abbiamo golem, valchirie, maghi e spaccamuro e un po' di incantesimi, che sono queste qua, gli incantesimi. Poi abbiamo le macchine d'assedio e poi basta. Poi questi sono i miei eserciti. Userò questi per attaccare. Ho i super draghi che ho addestrato dalla, non so come si chiama questa caserma di truppe super, e va bene così. Poi, cosa mi manca? Dall'altra parte vi faccio vedere che ho potenziato tutto al 9, a parte lo sputalava che è all'8, solo che serve 4.900.000 per portarlo al 9. E sto potenziando i domatori volanti al 16. Pian piano sto portando al massimo. Poi tocca i muri e poi finito. Poi abbiamo ammazzato il villaggio notturno. Andiamo nel villaggio normale. Tempo che carichi, ok, grazie gioco che carichi bene. Allora, andiamo a fare gli attacchi. Devo attaccare il 15 e il 16. Attacchiamo prima il 16 con le truppe. Allora, ok, diciamo che questo qua ha le cose molto distanti, quindi non va bene per i draghi, draghi super draghi, però ci proveremo, faremo del nostro meglio. Ha le truppe del clan, sì, ha le truppe del clan, quindi devo difendermi anche da quelle.
Proviamo ad attaccare. Attacchiamo, io non, diciamo la prima volta attacco un villaggio simile, quindi non so come andrà. Vedremo, sono attacchi in guerra, sono difficili e ci vuole... Ancora non sono municipio 12 confermato, quindi bisogna che mi alleno a fare attacchi migliori. Batteria, grazie batteria per dirci che non vai bene. Proviamo ad attaccare da qua. Ok. Eroi. Vai, draghi, vai. Ok, il drago colpito. Allora, vediamo di fare almeno una stella. Dai, su, buttalo giù. Ok. Beh, almeno una stella l'ho fatta. Al municipio non ci arriviamo. Ma forse era meglio attaccare dall'altra parte. Dal municipio ci arriviamo. Allora, abbassa un po' l'audio perché è troppo alto. Ok, tanto a voi non serve l'audio da sentire. Ok, vai. Butta giù. Qua abbiamo ancora il drago che è andato giù. Giù il laboratorio. Il deposito di nero. Termina battaglia. Così va bene. Almeno una stella l'abbiamo fatta. Non siamo dei municipi 12 potenti ancora. Diciamo che sto cercando di migliorare. Però non è facile. Non è facile per niente. Poi adesso attacchiamo col secondo, intanto direi no, 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 direi di attaccare col secondo e attacchiamo il 15. Anzi, fammi vedere un attimo se è il 15, perché ci hanno messo le buste per dire chi attacca. E quindi devo... Ok, il 15 sono io. Devo attaccare il 15. Attacchiamo il 15. Questa è la stessa disposizione del villaggio di prima. Adesso però stavolta imparando dai nostri errori, proviamo ad attaccare in un'altra direzione. Io attaccherei da questa. Allora, attaccherei qua e qua. E poi un po' di maghi. I stregoni. Vai, spaccamuro. Ok, perfetto. Golem, Regina, Gran Sorvegliante e Valchiria. Valchiria ha appena un posto. Ecco, le Valchirie hanno girato. Hanno girato le Valchirie. Butta giù le truppe del clan. Ok. Una bella cura. Ok, furia, furia, tantissima furia qua. Rapidità. Rapidità. Vai, no, non ce l'hanno fatta. Ok, poi direi... Direi di partire da qua con la macchina d'assedio. Così va direttamente contro il municipio. E forse ci facciamo una seconda stella, perché è difficile. Questa base è difficile. Vai, vai, butta giù, butta giù. Niente, una stella. Abbiamo fatto solo una stella. Niente, una stella. Ve l'avevo detto che non avrei fatto attacchi chissà che di grande bravura.
Io faccio il mio possibile, poi magari voi datemi consigli se posso migliorare in qualcosa. Quindi vabbè, i miei attacchi li ho fatti, adesso addestriamo gli eserciti. Ok. Richiediamo rinforzi per difesa. Va bene, quindi questo è stato l'episodio, spero che vi sia piaciuto. Se c'è qualche problema o volete riferirmi in qualcosa di importante che magari sto sbagliando qualcosa o c'è qualcosa da migliorare, fatemelo sapere con un bel commento, lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividete il video per aiutare il canale a crescere, iscrivetevi al canale se nuovi e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!